Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Scusate il ritardo nella pubblicazione di questo video, ma sono arrivato a casa praticamente alle 4 di notte e quindi avevo bisogno di recuperare energie dopo 6 ore di macchina, 3 ore di freddo e una delusione scottante all'interno di un ghiaccio incredibile che ho trovato all'uscita da San Siro e un ghiaccio incredibile nel mio cuore perché quando perdi un trofeo contro l'Inter ti rode, cioè è inutile che giriamo intorno tutto di... ti rode il culo, cioè lo dico proprio tranquillamente, si rosica, per quanto la Supercoppa non sia ovviamente la causa vitale, no? Il motivo per cui affrontare le stagioni, vivere il calcio e tifare, 90 minuti che sono diventati 120 contro l'Inter e perdere all'ultimo secondo ti rode, soprattutto se sei allo stadio. Ora, non sono le pagelle le facciamo uscire stasera. Vi chiedo appunto di supportare questo video, di lasciare almeno, non lo so, 2000-3000 like per questo video in cui analizziamo Inter-Juventus in generale. Poi questa sera andiamo ad analizzare le prestazioni dei singoli. Perché è giusto ragionare su questa roba qui. Tanto grazie perché comunque siamo andati in tendenza con un video che oggettivamente non è la fine del mondo e anzi addirittura un momento YouTube ha censurato 1 minuto e 30 di audio perché sì. Gli andava, quindi addirittura siamo in tendenze con un video in cui 1 minuto e mezzo non c'è audio, grazie a YouTube, gentilissimo per questa cosa qui, e quindi grazie a voi più che altro, più che a YouTube. Io voglio partire da lontano, e cioè ieri sera lo sapevamo, sarebbe stato difficilissimo. Io ne ero consapevole, avevo portato il video in preparazione alla partita, su Twitch avevamo analizzato le ultime gare dell'Inter, quindi sapevamo che era una specie di missione impossibile, avevo titolato così l'ultimo video caricato sul canale in cui analizzavamo la partita. Ero consapevole del fatto che molto più probabilmente l'avrebbe alzata l'Inter piuttosto che la Juventus con la Coppa. Ero consapevole del fatto che mancassero tanti giocatori importanti alla Juve, ero consapevole del fatto che la Juventus sarebbe scesa in campo con un certo approccio, un certo tipo di preparazione alla gara che avevamo indovinato, ma non è che ci volesse un genio a indovinare che la Juventus sarebbe andata con quella disposizione. In realtà subito vi avevo detto io giocherei così in un certo modo, poi vi ho detto invece questa probabilmente sarà la formazione che schiererà Allegri e l'avevamo beccata 11 su 11, anche qua non che ci volesse un genio, però Kulusevski è uomo su Brozovic, Morata che sarebbe rimasto tanto da solo, giocatori che avrebbero difeso dietro la linea del pallone compatti bassi, lo sappiamo. Allora, io tante volte ve l'ho detto, non mi piace quando a priori si dice che la Juve gioca così, perché ci sono state tante partite quest'anno in cui comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo avuto tanti tiri in porta e poi non si è riusciti a finalizzare. Ieri sera è accaduto l'opposto, perché ieri sera non abbiamo avuto occasioni. Abbiamo, mi viene in mente il gol, un paio di tiri di un tiro di Bernardeschi nel secondo tempo, per il resto niente, il nulla cosmico. Però, dato che so per certo come ragiona il nostro allenatore, lo so, e so che nei momenti di difficoltà in cui addirittura eravamo i palesi sfavoriti e l'Inter era al completo, si giocava, va bene, campo neutro, ma comunque a San Siro, uno stadio complicato in cui davvero c'erano un sacco di tifosi dell'Inter, forse più della metà come da pronostico, io lo sapevo che saremmo andati a fare quella partita lì. A me non piace. Cioè, ci sono due modi di analizzare la gara. Profilo soggettivo e profilo oggettivo, ok? Profilo oggettivo è che probabilmente quello era l'unico modo di affrontare la gara con i giocatori che avevano a disposizione contro questa Inter. Per quanto mi riguarda, questo era l'unico modo per provare a portarla lunga, provare a interrompere il loro gioco, ma tutto quello che hanno detto nel pre-partita, ragazzi, si è realizzato, si è concretizzato, ma ribadisco, non è che sono qua a dire, ah, avete visto, lo sapevo, era palese, cioè su, era palese che saremmo andati a giocare in quel modo lì, perché per forza di cose, per provare a portare a casa il risultato, devi farlo in quel modo lì. Lato soggettivo invece, ti piace o non ti piace questa roba? Io sono anche un amante del non possesso palla, della fase di non possesso palla. Di vedere come i giocatori vanno a difendersi, come si prova ad arrivare a risultati in un certo modo. In tanti non sono soddisfatti di Allegri proprio perché non apprezzano questo modo di giocare, schierare una squadra, affrontare le partite. È sacrosanto. Rientra nella sfera del gusto personale, del giudizio personale. E la Juve,
se dobbiamo riassumerlo all'osso, ha fatto un primo tempo in cui ha ballato tremendamente e in cui l'Inter meritava probabilmente di essere in vantaggio, forse anche di due gol, il gol che sbaglia Lautaro, un paio di occasioni incredibili, il rigore. Io ora non ho ancora rivisto quel determinato episodio Chiellini-Barella dallo stadio, io ero spostato verso la curva dell'Inter, a me sembrava rigore, poi non so perché davvero non mi interessa, però se le metto tutte insieme, il primo tempo è stato fortemente a stampo nero-azzurro e noi abbiamo fatto veramente poco e addirittura andiamo in vantaggio in una delle poche volte che mettiamo il muso dall'altra parte nella loro area di rigore. Secondo tempo in cui l'Inter comunque si calma, riusciamo a contenerla abbastanza bene, non mi pare di aver visto un gran secondo tempo dell'Inter, invece il primo sì. Nei tempi supplementari l'Inter va vicino al gol in due occasioni, una volta con Sanchez e una volta con Dumfries dove Perin la va a bloccare lì e comunque qualche altro squillo dell'Inter, nostra unica occasione che mi viene in mente è Dybala che tira alto, stiamo parlando del niente. Quindi nel complesso l'Inter ha meritato la Supercoppa. C'è poco da girarci intorno e anzi, ve lo dico tranquillamente, poi a caldo è stata una roba, ero pure allo stadio, ma se mi avessero detto comunque vai supplementari e tieni botta fino al 120esimo contro questa Inter, probabilmente avrei detto non ci credo, nel senso che era molta paura da parte mia nei confronti di questa partita perché pensavo potessimo addirittura perderla nei tempi regolamentari, cosa che poteva accadere, però diciamo che nel secondo tempo abbiamo preso le misure. Dallo stadio, mentre tornavo a casa, ho ripensato a quello che ho visto allo stadio. E cioè, ci sono stati dei momenti della partita in cui continuavo a dirmi perché c'è Arthur che fa la prima punta, perché c'è Morata che fa l'esterno di sinistra, perché c'è Dybala che è a centrocampo, perché c'è Rabiot che è lì, perché c'è questo che qua, e non capivo come fossimo messi. Mentre tornavo a casa invece mi sono dato una risposta vera e propria. E si aggancia a quello che vi ho detto subito nel post partita, e cioè noi abbiamo fatto una gara in fase di non possesso eccellente, perché andavamo uomo su uomo, e quindi semplicemente i nostri giocatori arrivavano in quella posizione perché dovevano seguire l'uomo di loro competenza, che in quel momento era lì. Nel secondo tempo, per dire, abbiamo visto un sacco di volte Arthur su Brozovic, abbiamo visto Dybala su De Vrij, mi pare, abbiamo visto Morata su Skriniar, che poi è stato preso da Moise Kean, quindi ogni nostro uomo doveva girare a uomo su quelli dell'Inter per evitare che potessero partire dal basso, che è una cosa anche interessante, intelligente. Infatti poi l'Inter è andata in difficoltà quando siamo riusciti a prendere le misure sui loro giocatori. Qui però si apre un grande ma, un grande punto interrogativo, e qua si deve tirare in ballo Allegri per più cose. Uno, perché Allegri quando dice non si può sempre attaccare una partita ha ragione, è verissimo. Però se è vero che non si può sempre attaccare una partita, non si può nemmeno sempre difendere, perché io sono consapevole che andava fatta una partita di quel tipo lì. Sono convinto, concordo, lo avevo detto prima e lo sottolineo anche adesso, perché comunque ci siamo anche andati vicino ad andare ai calci rigore, poi lì chissà che cosa può accadere. Però tu non ti puoi presentare in campo con la Juventus, per quanto sfavorita, per quanto più scarsa rispetto all'Inter, avendo un solo piano, la fase di non possesso palla. Non può essere questo. La Juventus non può essere questo, con tutti gli assenti che puoi avere, con tutto lo sfavore del pronostico che puoi avere, tu non puoi solo difendere, come non puoi solo attaccare 90 minuti, non puoi solo difendere. E quelle poche volte che abbiamo attaccato, io ho proprio visto una squadra che si staccava dalle posizioni di marcatura, quindi dall'uomo contro uomo, con soltanto un paio di giocatori, un paio di strappi di Bernardeschi, un paio di strappi di Kulusevski. L'altro giorno un ragazzo mi ha detto, ma come, tu mi hai sempre detto che sta squadra è da difesa e contropiede e poi invece con la Roma mi hai detto che devi attaccare non pensando al risultato, sei incoerente. E invece no, io noto una certa coerenza in questa cosa, perché io ancora una volta lo sottolineo, questa squadra rende meglio quando si difende e poi va in ripartenza, perché rende meglio. E ancora una volta ve lo dico, questa squadra rende ancora di più quando si stacca e non pensa al risultato e cerca di fare gol. L'abbiamo visto con la Roma. Se nei primi 60 minuti siamo stati lì timorosi, ai ai ai, se mettiamo il muso un po' più avanti, poi chissà che cosa succede se non facciamo gol. Quando hai annullato completamente questa concezione, non pensai più al risultato ma a vincere la partita e a fare gol, è cambiata. E allora è proprio qui il punto. Tu ti puoi difendere, tu puoi organizzare la partita in difesa e contropiede, mi va benissimo, ma quando fai il contropiede lo fai davvero. Quando dopo aver difeso e parti in contropiede, tu mi parti solo con un esterno
o con un esterno in Morata e basta, e gli altri 9-10 dietro, ma come facciamo a fare gol? Come facciamo a fare gol? A me va benissimo che ci sia un occhio di riguardo per la fase difensiva, perché io so per certo che il calcio è fatto fase di possesso, fase di non possesso. Ma quando è una transizione positiva tua e non te l'accompagna nessuno, ci sono state, io credo, 3 occasioni nelle quali mi sono messo lì e ho detto: attenzione, stiamo ripartendo, stiamo andando avanti con Kulusevski, Morata e Bernardeschi, Kulusevski, McKennie e Morata. Però andavamo via in tre, ma guarda, esagerare, 4 giocatori, gli altri non accompagnavano mai, i terzini non accompagnavano, stavano staccati, accompagnavano solo quando si abbassava eventualmente Locatelli o Arthur nel secondo tempo per fare la famosa salida. Ma l'abbiamo fatta in 3 occasioni, 2 occasioni in 120 minuti di gioco, abbiamo tirato in porta 2 volte, abbiamo avuto 3 occasioni da gol. Quindi a me vabbè, io qui non capisco, non realizzo, io qui non rispondo delle mie azioni. Va bene, sei col pronostico avverso, sei senza 6 titolari, sei nello stadio dei campioni d'Italia con i campioni d'Italia al completo, sei più scarso, ok, il calcio è fatto anche di ammissione, di consapevolezza, di umiltà, e lo puoi fare, mi va bene, non ti sto dicendo che questo è l'errore. E sottolineo ancora una volta come nell'uno contro uno, nel pressing dei loro uomini, perfetto, perché a parte il primo tempo in cui non avevi preso le misure, poi l'Inter non ha praticamente mai creato niente di concreto se non 2 o 3 folate, ed è per quello che dico che meritava loro. Non sto dicendo che non meritassero, che abbiamo fatto la partita perfetta, però sotto il punto di vista di non possesso, bene. Però tu non puoi ignorare completamente l'altra fase. Cioè, io capisco che l'idea sia la pareggio, me la porto ai rigori, sacrosanto anche pensarlo, ma non esiste che poi se ti capita l'occasione non ti sganci perché hai paura. Hai perso comunque, puoi avere la paura che vuoi, ma hai perso comunque. Ed è qui che dico ad Allegri: santo il Signore, non hai la stessa squadra che c'era 4 anni fa, porca puttana. Non è quella squadra lì con dietro Barzagli, Bonucci, Chiellini nel loro momento migliore, con Buffon in porta, con Dani Alves da una parte e un Alexandro normale dall'altra. Non è quella squadra lì, non è questa squadra qui, non è una squadra che gode nel difendere, è una squadra che te lo può fare, sì, te lo può fare, però poi non fa gol, perché là davanti non c'è più l'Higuain che te la butta dentro, non c'è il Mandzukic su cui lanciare la palla lunga, tra parentesi, ora lo sta facendo McKennie ieri sera ha fatto una partita incredibile dallo stadio, poi ne parleremo nelle pagelle, ma meno male che finalmente a McKennie si sta dando la continuità, in un ruolo anche che non è il suo, tra l'altro. Però McKennie è cresciuto un sacco rispetto all'inizio campionato, ed è uno veramente dei pochi punti lieti che mi porta a casa da questa storia. Non è quella squadra lì, Max, mister Allegri, Dio Bono, non è quella squadra lì. Non possiamo imporre nella testa dei giocatori che devono giocare in un modo che non gli appartiene. Questa squadra è efficace davanti, perché le partite le devi vincere, devi fare gol, e poi non lamentiamoci se facciamo 30 gol in 30 giornate di campionato, se facciamo un gol a partita, un gol e 2 a partita, per forza non ci crediamo, non vogliamo andare a staccare. Poi è ovvio, ci sono delle partite in cui la palla non entra, lì entrano in gioco i limiti tecnici di alcuni giocatori che non sono fatti per essere titolare in una squadra che vuole ambire le posizioni nobili di Serie A. Stiamo facendo delle nozze con i fichi, stiamo facendo delle nozze con le lumache. Ieri sera abbiamo fatto delle nozze con le lumache ad arrivare al 120esimo ancora in partita. Però questa squadra non è fatta così. E te lo dimostra ancora una volta il fatto che ti fai gol da solo. Mister, è dalla prima partita a Udine che ci facciamo i gol da soli. Ma non l'hai ancora capito che questi giocatori non sono fatti per mantenere le partite in bilico? Non sono fatti per vincere con un gol di scarto o per cercare di arrivare su. Non sono fatti così. Questa squadra non ha certezze. Questa squadra va bene, può difendere, falla difendere, ma quando poi c'è l'opportunità di spingere, falla spingere tutti, perché se già abbiamo delle individualità più scarse rispetto al passato, che quindi non sono in grado in quelle pochissime occasioni da gol di trasformartelo davvero in rete, ma come possono fare? Come si può fare a vincere?
Un'altra roba che mi fa incazzare, Allegri, Dio santo, ma l'abbiamo capito tutti, tutti i tifosi della Juve l'hanno capito, che Alessandro, che Rabiot, ci sono dei giocatori che non danno più niente a questa squadra, fanne giocare altri piuttosto a Roma, ripeto, coincidenza, Alessandro e Rabiot non c'erano, hanno fatto zero minuti hanno fatto, coincidenza ancora, Locatelli, Rabiot e McKennie. Coincidenza ancora, però nel momento in cui c'è a tirare fuori i coglioni, ci sono dei giocatori che hanno tirato fuori i coglioni e l'abbiamo ribaltata, una partita impossibile, altri giocatori che non c'erano e infatti l'abbiamo ribaltata perché quei giocatori non c'erano e ieri sera c'erano e ancora certi giocatori non solo non ti danno niente, ma nel momento decisivo ti fanno capire che non godono nel difendere, non più. Un'altra roba che mi fa imbestialire, oltre al fatto che certi giocatori non dovrebbero più vedere il campo, e non è possibile che uno come Allegri non abbia capito, non è possibile, mi rifiuto di crederci che uno come Allegri non possa averlo capito, eppure è così, perché li continua a far giocare, non esiste. Tu puoi dire quello che vuoi in conferenza stampa, io ho sempre detto, non si fa il processo alla conferenza stampa, però Allegri è sempre stato anche quello che diceva ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai. E c'è una cosa sottile così dal vincere e non vincere. Quindi se vinci, puoi dire quello che ti pare. Quando perdi, e hai perso, perché si parla di titoli, di trofei, e ieri sera l'hai perso, se al 120esimo lo perdi dopo una partita, ribadisco, che la fai con una squadra che non è adeguata per fare questo tipo di partite. Per quanto Allegri, ribadisco, perché poi passa un messaggio, Allegri ieri sera l'ha preparata bene sta partita. Perché l'ha preparata bene e al 120esimo ci stavi arrivando. Ma questa squadra non è quella squadra per preparare queste partite qui. Se poi non ci crede anche quando... Ha preparato una fase. Non puoi preparare una fase e chiedere di annullare completamente l'altra. E soprattutto in una finale, all'ultimo secondo, un giocatore che ti fa una puttanata immonda come quella di Alessandro alla fine, mi sono anche rotto le balle del bastone e la carota. Non ha mica senso dire che ne parlo poi nello spogliatoio, perché lo spogliatoio... No, quando perdi il trofeo, tu vai in conferenza stampa, quando ti intervistano, e non puoi permetterti di dire, a parte l'ingenuità nel finale, Alessandro è tornato ai suoi livelli. Non puoi permetterti di dire una roba del genere. Devi dirgli, Alessandro, ti devi svegliare perché abbiamo perso questo trofeo, perché a 5 minuti dalla fine hai fatto una cappella di merda. Questo devi dire. È ora che iniziano ad assumersi le responsabilità i giocatori, perché mi sembra che i giocatori da qualche anno a questa parte siano un po' troppo protetti sia dalla società sia dagli allenatori che arrivano a sedersi sulle panchine. E nessuno si sta più assumendo le proprie responsabilità. Non ci sono più dei giocatori, a parte pochi, che si prendono delle responsabilità, che si assumono le responsabilità. Perché è facile dire bravi quando vincono, ma quando perdono non possono essere bravi lo stesso? Non possono essere sempre bravi e poi guardi i risultati e sono questi, e sono imbarazzanti. No. Perché a un certo punto è ora che qualcuno si assuma le proprie responsabilità. E ci sono dei giocatori che palesemente hanno finito le chance, e piuttosto che vedere loro in campo, guarda, metto Caio Jorge a fare il terzino sinistro piuttosto che far giocare Alessandro in questo momento, metto De Winter a fare il centrocampista centrale piuttosto che far giocare Rabiot in questo momento. Tanto non stiamo andando bene, stiamo perdendo punti, ci sono dei giocatori che veramente sono tremendi, fanno delle partite aberranti all'ultimo secondo, ma io gioco negli amatori, io non ho mai visto neanche negli amatori all'ultimo secondo, dopo una partita preparata sull'attenzione, sulla concentrazione, sul voler andare ai rigori, mancano 5 secondi sul cronometro, me la stoppi di petto in area? Allora non ci siamo intesi. Allora significa che non hai capito una fava di quello che ti ha chiesto l'allenatore in un momento di difficoltà. Quindi o l'allenatore non sa entrare nella testa dei calciatori, o l'allenatore ha valutato male i calciatori che ha a disposizione per fare un certo tipo di gioco, anche nei momenti, ribadisco, in cui lo devi fare perché sei svantaggiato, sei più scarso, ti mancano dei titolari, va benissimo, perché questo va messo in considerazione, però non puoi fare una fase di gioco su due, che poi sono tre, però ne hai fatta una, hai fatto la fase di non possesso, perché anche le transizioni
ci hai abbastanza rinunciato ieri sera, eh? Che era l'unico modo di creare la fase offensiva, tra l'altro. Oppure determinati giocatori la terza opportunità, fine. Non è che possiamo tutti gli anni continuare ad andare avanti con certi cadaveri, eh? E adesso la pianto, perché questa era soltanto l'analisi della partita un po' più a freddo, perché quella caldo l'abbiamo fatta ieri sera. Questa è un po' più a freddo. E per quanto, ribadisco, la partita per ragionamento, per logica, per contesto, non è stata preparata male. E però hai preparato una fase sola. Una fase sola. Non può esistere preparare una fase sola nel calcio. Niente, tanto vi porto questo e verso sera vi porto anche le pagelle. Un abbraccio a tutti. Vi voglio bene.